Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 9 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi dovreste tenervi lontano dalle complicazioni in amore, ci sono litigi e discussioni in vista, ma anche nuove opportunità per fare bene. Qualcuno potrebbe pensare di aver fatto una mossa sbagliata sul lavoro, potete sempre rimediare. L'importante è ammettere i propri errori. Weekend buono, anticipiamo che domani la luna sarà nel vostro segno zodiacale. Questo cielo porta tanto impegno ma anche tanta fatica per cercare di completare i progetti che avete in mente. Non mancheranno vittorie ma è anche vero che ogni tanto bisognerebbe cercare di fermarsi, cosa quasi impossibile per voi. In amore qualche malinconico ricordo continua a disturbarvi, ma la situazione è fluida e avete ragione di sperare in nuovi, coinvolgenti incontri. Dal lato sentimentale non potete lamentarvi però attenti ai colpi di testa del partner. Non è realistico che lavoriate così tanto, non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità. Nella giornata odierna, incontrerete dei piccoli problemi di comunicazione, dovuti alla scarsa conoscenza delle persone che avete vicino. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Toro. Cari Toro, inizia un periodo ottimo per le relazioni, approfittatene. Fate con calma sul lavoro, perché non sempre tutto andrà per il verso giusto. Meglio fare poche cose ma fatte bene, datevi delle priorità. Questo fine settimana coincide con l'inizio di una fase di rielaborazione delle proprie idee, amicizie, persino stile di vita. Il Toro è governato da Venere pianeta che in astrologia rappresenta l'estetica, la bellezza, ma sappiamo anche con il Toro è un tipo pratico poiché è un segno di terra. Siete certamente persone sensibili ma avete troppa paura di mostrare i vostri sentimenti con le persone che invece meriterebbero una maggiore generosità. A volte abbassate troppo la guardia ed è facile colpirvi. Forse un collega in questa giornata potrebbe crearvi più grane del solito, poiché la gelosia a volte può fare brutti scherzi. Non lasciatevi cogliere dal panico, avrete problemi nel lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Gemelli. Cari Gemelli, cercate di mantenere la calma. Liberate il vostro cuore dai problemi, non agitatevi. Il vostro campo è libero. Sul lavoro prendete le distanze da chi non vi capisce. Insomma, andate dritti per la vostra strada. E lasciate perdere chi non vi stima come dovrebbe. Più volte abbiamo spiegato che questo è un momento di affermazione. Più ci poniamo obiettivi importanti e ci mettiamo in gioco e maggiore è lo stress. La giornata di oggi nasce con la luna contro, e in qualche modo potrebbe essere faticosa. Attenzione ai piccoli ritardi, meglio prendere tempo se c'è un appuntamento in ballo. Situazione in netto miglioramento in campo sentimentale. Non dovreste avere paura di scontentare qualcuno se vi prendete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono, come godere la compagnia degli amici o del vostro partner. Cercate di rendervi sempre disponibili e di fare anche il lavoro degli altri se sarà necessario, sarete ricompensati a dovere e le vostre quotazioni saliranno. Anche superficialmente avrete la sensazione che tutto stia andando per il verso giusto e questo vi spingerà ancora di più a proseguire. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Cancro. Cari Cancro, qualcuno potrebbe mettervi il bastone fra le ruote, ma non tutto è perduto. Sul lavoro riceverete una buona notizia tra oggi e domani. Magari può essere l'occasione buona per portare avanti nuovi progetti. Credete di più nelle vostre qualità. Più forti con questa luna interessante, ma dobbiamo ricordare però che è un cielo che comporta ancora delle piccole tensioni, dipende poi dall'età, i giovani sono incerti sul cosa fare. In questo periodo è più faticoso lavorare perché non c'è la giusta collaborazione attorno. Eravate convinti che alcune persone vi appoggiassero e avete visto che non è così.
Forse qualcuno contende le vostre attenzioni e voi ve ne siete accorti in ritardo, tanto da fare infuriare anche qualcun altro. A volte sembra che non vi rendiate conto delle opportunità che avete, anzi, il più delle volte continuate a lamentarvi senza capire che gli altri potrebbero risentirsi. Il lavoro potrebbe subire qualche arresto momentaneo, ma non dovete necessariamente buttarvi su altro. Oggi, desiderate aiutare più gente possibile, ma non disponete dei mezzi per fare un buon lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 7. Leone. Cari Leone, chi è single da tempo può dedicarsi all'amore senza problemi. Un periodo di revisione nella vita professionale. Forse siete stanchi della solita routine e volete delle novità. Iniziate a guardarvi attorno. Questo fine settimana va meglio, avremo domenica una luna in buon aspetto a Giove, Venere amica. Tra oggi e domani diremmo di dare spazio ai sentimenti, c'è troppo trambusto nella vita. Sfruttate queste due giornate per cercare di dipanare una matassa, se vi mettete a cavillare o portate avanti tensioni inutili rischiate di confinarvi in una condizione di disagio. Affidatevi solo alle persone che hanno dimostrato la loro onestà. Se non avete voglia di condividere i vostri sentimenti con le altre persone in questa giornata, sarà il caso di avvertirli e non di escluderli senza dare loro una valida ragione. Evitate le polemiche e le rivalità sul lavoro, potrebbero avere spiacevoli conseguenze. Cercate di trattenervi dal fare troppi complimenti ai vostri colleghi o al vostro capo, anche se pensate davvero ciò che vorreste dire. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 8. Vergine. Cari Vergine, in questo fine settimana c'è qualche dubbio di troppo che non vede l'ora di togliervi. Cercate di non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Agitazione nei rapporti. Vi arrabbierete con qualche collega che non vi sta dando le risposte che vi attendevate. Oggi questa luna opposta riporta alle sensazioni di ieri, come se ci fosse una sorta di volontà di scaricare impegni presi negli ultimi tempi. Questo capita non certo per mancanza di preparazione, ma perché di fronte ad un grande progetto o impegno anche le persone più solide si spaventano, temono di non farcela. In questo periodo avete avuto le mani bucate e avete speso denaro fino all'eccesso. Qualche nube si addensa sul versante finanziario, nulla di realmente allarmante, ma sarà bene considerare l'opportunità di tagliare alcune spese superflue. Non abusate della comprensione dei vostri amici, pensate che prima o poi saranno loro a richiedere la vostra presenza e lo faranno con gli interessi. È il momento di perdonare il vostro partner per le sue parole. Purtroppo, non sempre è possibile dire le cose senza provocare ferite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 10. Benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, se avete vissuto una crisi in amore, potete ripartire alla grande. Il momento è molto propizio e favorevole. Cercate di non alimentare discussioni e disagi inutili. Sul lavoro ci sono dei rallentamenti. Non tutto sta andando secondo i piani, anzi. Ma non demordete. Se ci sono stati delle incomprensioni, anche banali, in un rapporto d'amore sarà meglio evidenziare cosa c'è che non va. La realtà è che questa è una condizione astrologica valida per sfruttare un buon recupero. Giove opposto indica la necessità di tagliare alcuni rapporti inutili o di mettere a posto alcune questioni economiche, di rivolgersi ad un amministratore o ad un esperto per chiarire alcune cose che non vanno. Belle novità in campo sentimentale. Dovrete risolvere un problema a un vostro parente. Ripone molta fiducia in voi e non potete deluderlo. Non tutte le decisioni devono necessariamente essere noiose se riguardano la vostra famiglia, la casa o il lavoro, infatti in questa giornata, potreste anche divertirvi nel scegliere alcuni dettagli che solitamente considerate insignificanti. La seconda decade cambia davvero marcia, può procedere in ogni direzione in alto, nei luoghi sereni della mente, o intorno, nel sociale e nel lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività,
8. Finanze, 6. Benessere, 8. Scorpione. Cari Scorpione, potete recuperare un sentimento importante. Qualche piccola incertezza sul lavoro potrà essere risolta al più presto. Potete ottenere grandi cose e capire da che parte state andando. Insomma, rimboccatevi le maniche. Periodo di rielaborazione totale della vostra vita, in particolare se pensiamo ad una sorta di blocco o dubbio che è nato nella parte centrale di quest'anno e che state gradualmente superando. Alcune coppie è da agosto che, infatti, stanno rivedendo progetti e impegni. Nei rapporti genitori-figli qualcosa è cambiato. Oggi potete permettervi ogni eccesso, fare shopping senza freni, pettegolezzi a go-go e ingozzarvi fino a stare male. Miglioramenti in vista a livello economico per le nate nella terza decade. Non avrete rivali in amore, soprattutto se appartenete alla terza decade. Il vostro fascino potrebbe esservi molto di aiuto in questa giornata, poiché potreste ottenere più consensi di quelli sperati, proprio in merito alla vostra verve. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 9. Sagittario. Cari Sagittario, durante la giornata di oggi potete fare grandi cose. In amore può nascere una relazione importante con il segno dell'acquario. Entro la fine del mese possono nascere grandi occasioni di successo. Fate una richiesta entro la fine del mese se intendete ottenere una risposta sul lavoro. Potete davvero andare lontano. Proprio voi che di solito siete un faro per gli altri in questi giorni vi sentite un pochino smarriti, forse non vi aspettavate una chiusura o un problema recente. Settembre ha rimesso in gioco molte situazioni, ottobre cerca di riparare i danni di un momento di tensione che può avere riguardato anche il lavoro. Cercate di organizzare i vostri impegni in modo da sfruttare ogni momento e non spendere inutilmente energie. Annotate tutto quello che spendete, quello di cui avete bisogno e tutto quello che fate. Qualche tensione in amore potrà essere risolta mostrandovi più comprensive e disponibili. Non lasciate che i piccoli contrasti diventino voragine tra voi e il partner, cercate innanzitutto un dialogo aperto e costruttivo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Capricorno. Cari Capricorno, durante la giornata di oggi con questa luna favorevole, si possono aprire grandi praterie verso il successo. In amore potete parlare di grandi cose. Possibile che da poco abbiate ricevuto una conferma o che il vostro ruolo sia diventato importante. Dovete dimostrare di meritarvelo. Le stelle sono dalla vostra parte, e persino questo Giove contrario rappresenta una sorta di stimolo a fare. Ci sono alcune persone che quando vedono un problema si scoraggiano, altri che quando devono superare un dilemma invece rafforzano le proprie energie. E quest'ultimo è proprio il caso del Capricorno, che in questi giorni deve dimostrare quanto vale. Non date per scontati i vostri rapporti, poiché richiedono attenzioni continue. A volte avete una concezione troppo idillica dell'amore e non vi rendete conto di quello che avete già a disposizione. Fare affari importanti per voi può essere una nuova sensazione, ma non è un motivo per essere intimidito da colletti bianchi e cravatte. Molti di voi tornano a lavoro con brontolii, voglia di cambiamento spesso irrealizzabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 5. Benessere, 7. Acquario. Cari Acquario, i sentimenti belli e preziosi possono nascere in questo fine settimana. Sul lavoro siete alla ricerca di nuovi slanci e opportunità. Non abbattetevi se qualcosa non va secondo i piani, potete togliervi belle soddisfazioni. Un cielo interessante, oggi abbiamo anche una luna intrigante, domani lo sarà di più. Tutti quelli che sono soli e vogliono fare incontri avranno una stagione importante. Ottobre è il mese degli incontri e speriamo che un'amicizia possa diventare qualcosa di più. Fate in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili. Solo così troverete un partner attento e disponibile, pronto a esaudire i vostri desideri. Godetevi una luminosa situazione sentimentale. Se avete appena iniziato un lavoro,
troverete uno slancio inaspettato. Tuffatevi nel lavoro, nella vita mondana o nelle vacanze, e vedrete che tutto andrà per il meglio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 8. Pesci. Cari pesci, può essere il momento opportuno per prendervi sul serio e vivere forti emozioni. Ritrovate stabilità e voglia di lavorare. Anche in amore le cose finalmente vanno per il verso giusto e avete un nuovo slancio, come non vi capitava da tempo. Approfittatene. Come abbiamo spiegato in altre occasioni, più ci avviciniamo all'autunno e meglio sarà. Inoltre possiamo già dire che il prossimo anno non avrà molti ostacoli. Saturno entrerà nel segno da metà marzo 2023 e questo pianeta avrà una funzione stabilizzante, permetterà di eliminare il superfluo e darà successo alle nuove iniziative. Imponetevi con autorità se è necessario, a costo di sembrare scorbottici. Potete dare libero sfogo alle vostre ambizioni e potete mirare molto in alto. Le vostre parole e i vostri gesti saranno di grande conforto per le persone che ne avranno bisogno, soprattutto perché sarete sinceri con loro, cosa che evidentemente manca nella loro vita, ma non nella vostra. Non importa se per una volta fate gli egoisti e vi godete tutto l'affetto che chi vi vuole bene è in grado di darvi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 9. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.